quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande, e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore buono. Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costoli in bocca, fra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di questa stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, di una forza straordinaria, con grandi denti di ferro. Divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono di vetro. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come l'acqua. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato al re. Gli furono dati il potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A lui la lode e la gloria nei secoli. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite sorgenti il Signore. Benedite mari e fiumi il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite i vostri marini e quanto si trova nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Amen. Alzatevi il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: osservate la pianta di chicco e tutti gli alberi, quando già germogliano, capite voi stessi, guardate che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Con il linguaggio profetico, l'Evangelista Luca ci invita fortemente nel capitolo 21 a professare la nostra fede in Gesù Cristo, Signore della storia. E Lui, come diciamo nella veglia pasquale, è Lui l'Alfa e l'Omega, Lui il principio. Basta entrare nel cuore del prologo per celebrare dentro la nostra vita questo avvenimento di liberazione e di grazia. La storia ha il suo compimento in Lui. La storia personale di ciascuno di noi, ma la storia dell'umanità, perché la storia è abitata dalla Signoria di Dio. La storia è abitata dalla certezza che la parola di Dio risuonerà in Cristo Gesù ieri, oggi e sempre. È quello che nel mistero pasquale celebriamo dentro la nostra vita. Lo abbiamo sentito anche al canto al Vangelo: risollevatevi, è tradotto un po' male, alzatevi il capo. Perché? Perché la vostra liberazione è vicina. Il verbo alzare è sempre un verbo pasquale, è il verbo dei risorti, è il verbo di coloro che contemplano la storia nel cuore di una presenza, che contemplano la storia come pellegrinaggio nel tempo e dell'eternità. E allora in questa Eucaristia, in cui ecco tanti poteri sovrastano il cuore dell'uomo, chiediamo al Signore che sia Lui il Signore della storia, che Lui abiti dentro la nostra vita con tutta la sua signoria, che sia Lui colui che rende la nostra vita liberata dal dono della grazia e del perdono. E allora in questa Eucaristia comprenderemo come questa generazione non è altro che l'invito ad ogni uomo a vivere la storia non come un tempo, non la storia come fatti, come cronologia di fatti, ma vivere la storia come il luogo dell'azione santifica di Dio nel tempo. È Lui il Signore della storia.